Un saluto dalla redazione delle GR Asi in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Inizia tra forti tensioni in serata a Londra il vertice di 2 giorni dei capi di Stato e di Governo della NATO in onore dei 70 anni dell'alleanza. Quest'ultima in buona salute, rassicura il premier britannico Boris Johnson, invitando i partecipanti all'unità per affrontare le minacce. Le divergenze però non si placano. Le parole di Emmanuel Macron sono state offensive, dice Donald Trump, in riferimento a quelle di qualche settimana fa del leader francese che aveva definito il patto atlantico in morte cerebrale. Ribadisco la mia posizione, ripete oggi il numero uno dell'Eliseo, invocando un maggiore dialogo con la Russia. Siamo pronti a collaborare, fa sapere il capo del Cremlino, Vladimir Putin, da Mosca. Cambiamo argomento, nessuna divergenza tra me e Di Maio. L'ultima parola spetta al Parlamento, dichiara oggi il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte al suo arrivo a Londra per i 70 anni della NATO, in riferimento al MES, il Movimento 5 Stelle, l'ago della bilancia sulla questione della riforma del fondo salva stati. Prendiamoci tempo per fare delle modifiche, fa sapere il capo politico grillino su Facebook. Decideranno le Camere, ma si è decisa una linea comune, ricorda invece il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Giornata piatta a Piazza Affari, l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha concluso le contrattazioni odierne in rialzo dello 0,04% a 22.736 punti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.